Ha lavorato come buttafuori in un nightclub prima di diventare così famoso, guadagnando a malapena ciò che gli serviva per vivere a pieno. Oggi il suo patrimonio netto è di 200 milioni di dollari. Signori e signore, oggi siamo qua a parlare di uno dei pelati più famosi e carismatici del mondo. Non Saitama, ma Vin Diesel. Su dai, lo so che pensavate The Rock, ma su di lui ho già fatto un video in precedenza. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere, e se oggi volete vedere un nuovo episodio su come i milionari spendono i loro soldi, allora siete nel posto giusto. Pronti a provare ancora una volta invidia come è successo a me? Beh, allora ricordatevi prima di passare dal mio canale Telegram di sconti ufficiale, sedervi, o sdraiarvi, o una mezza via, quindi sedurraiarvi, così possiamo partire. E ricordatevi che i soldi non sono poi così importanti e non fanno la felicità. Esatto, non lo fanno. No, assolutamente. Ok, spero ripetendolo all'infinito diventi vera sta frase. Trasporti di lusso. Prima di tutto il suo nome completo è Mark Vincent Sinclair III. Vin è semplicemente l'abbreviazione di Vincent e Diesel sta per il suo carattere energico. Io pensavo fosse perché producesse diesel, ok, ero piccolo ai tempi. Comunque, come dicevo prima, ha fatto il buttafuori in un locale di nome Tunnel a New York, dove non è permesso usare i nomi reali, quindi per facilitarsi la vita ha scelto Vin, e da allora ha sempre tenuto quello come ricordo. Alcuni hanno cominciato a notarlo dopo che aveva recitato la parte di Riddick in Pitch Black, ma nel 2001 con l'uscita di Fast and Furious è esploso come attore, arrivando a raggiungere una fama senza precedenti. Non è un'esagerazione dire che è questa serie ad averlo cresciuto come attore e ad avergli dato i suoi milioni. Dopo il primo film, infatti, la gente è andata a cercare ogni sua precedente pellicola, trasformando qualunque cosa in un blockbuster tra un po'. Ma come avrete notato, non ha interpretato alcun ruolo in Too Fast and Too Furious. E in seguito, nonostante il successo, aveva rifiutato anche altre parti da duro in alcuni film come Doom nel 2005, per accettare un ruolo nel film Missione Tata. Perché? Beh, perché l'amore per sua nonna è una cosa incredibile. Lei infatti aveva paura che diventasse troppo famoso per essere sempre il ragazzaccio duro e muscoloso nei film. Come non accontentare la nonna? Ma nonostante ciò i suoi milioni hanno cominciato a crescere e ha deciso di togliersi qualche vizio. Durante le riprese di Fast and Furious 6 ha comprato un rimorchio da $1.100.000. Però un rimorchio davvero lussuoso. Piuttosto che stare in un hotel tutte le volte ha preferito comprarsi una casa a ruote di quelle che noi vedremo solo nei sogni. Ha ben due piani. E tecnologie per un valore di $70.000. Tra schermi piatti di ultima generazione e Blu-ray ha ogni genere di comfort, sembra di essere tipo in un jet privato. Addirittura non se ne separa nemmeno per fare riprese su un altro continente, spende migliaia di dollari per farselo trasportare. Il secondo piano è il suo ufficio e una zona per far giocare i suoi tre figli. Macchine. Passiamo subito al piatto forte. Tutti ovviamente penserete che il corridore più veloce del pianeta abbia un parco macchine di ultima generazione da fighettone, ma non è proprio così. Ovviamente si lascia andare qualche volta comprando macchine solo per bellezza, ma è anche un intenditore che compra modelli complessi e a volte pure vintage, come la classica Plymouth Barracuda del 1974. È anche una delle poche vendute negli Stati Uniti. Pensate che delle 11 milioni di unità solo 7 sono state prese in questo paese. Il prezzo a cui l'ha comprata non è poi tanto alta per un milionario, circa $60.000. Sì, robetta da poco, come il prezzo della mucchina e della carta igienica di questi tempi. Dopodiché passiamo a una vettura che aveva solo 503 esemplari prodotti, la famosissima Dodge Charger Daytona del 1969, famosissima perché era il lascito della Dodge Charger 500, un vero fallimento per quanto riguarda la parte della velocità. Diesel quindi capì di doverne comprare una, non può una celebrità del genere non comprare un modello in edizione limitata con una storia così alle spalle. Il prezzo questa volta è leggermente più alto, cioè $200.000. Ok, per noi non è così leggero, ma per lui di sicuro sì. Gli piace quindi acquistare le auto che utilizza sul set dei vari film, per poi usarle di nuovo lì per il prossimo film se necessario. Questo franchise l'ha proprio preso in pieno. Possiamo vedere ad esempio anche la bellissima Dodge Charger RT, sempre per rimanere in tema, di soli $50.000. In teoria il modello base dovrebbe avere 300 cavalli di potenza, ma il suo forse superava i 500, ma questo è più un rumor. Un altro modo in cui spende i soldi sono proprio le modifiche che gli piace applicare alle vetture. È un fan delle Dodge, ma non dimentica nemmeno di guidare con stile e quindi acquistare anche auto sportive più recenti, che facciano buttare la mascella a terra alle persone, come la Lycan Hypersport del 2014, una bellezza da $3.400.000.
E anche in questo caso solo pochi pezzi sono stati prodotti, circa 7. Scioccante mai così. Questo per via della qualità e della bassa disponibilità. L'acquirente poteva aggiungere molti optional di valore volendo, come le aggiunte ai fanali anteriori volendo. Con lame in titanio e 420 diamanti incastonati, oppure un display olografico con controllo gestuale. Insomma, una delle macchine più rare del mondo. E se ve lo stavate chiedendo, beh, sì, Vin Diesel ha fatto aggiungere diamanti qua e là. Ma non soltanto estetica, la sua bellezza è anche nel motore. Poteva andare da 0 a 100 in 2.8 secondi e raggiungere i 400 km orari. Ma la cosa più sorprendente è che anche il cast e gli operatori dei film di Fast and Furious ormai conoscono la sua passione per le macchine, quindi hanno deciso di fargli uno dei regali più incredibili del mondo. Una Dodge Tantrum del 1970 da $699,000, con il motore di una nave. Era così sorpreso che non riusciva nemmeno a dire qualcosa. Cioè, wow, l'ultimo regalo che mi hanno fatto i miei amici è stata una cartolina con scritto auguri di buon compleanno, ti stai avvicinando sempre di più alla tomba. Un intero franchise. Vin Diesel si è comprato un intero film, anzi un franchise di un film famosissimo che ha aiutato a far crescere la sua fama, cioè quelli di XXX, non posso pronunciarlo in altri modi per motivi youtubiani. Nel lontano 2002 potevamo vedere l'incredibile protagonista stuntman spacca rocce di nome Xander che doveva sgominare un'organizzazione terroristica. Insomma, solita trama quasi banale all'inizio, ma che ha saputo portare il film in vetta alle classifiche, dando così la motivazione per creare dei seguiti. Uno uscito nel 2005 senza Vin Diesel e un altro nel 2017 con Vin Diesel. Tutto andava bene e anche in questo caso ha avuto un discreto successo. In questo modo Paramount aveva un'altra scusa per poter produrre un seguito. Ma le riprese si fermarono all'improvviso e questo fece venire una bella idea a Vin Diesel, comprarsi il marchio. Insieme alla casa di produzione The H Collective ha acquistato i diritti del franchise da Revolution Studios per produrre un quarto capitolo. Le riprese dovrebbero essere iniziate a fine 2018, ma vista la situazione attuale l'uscita potrebbe essere stata posticipata di molto. Non so quanto di preciso abbia pagato, ma non può essere una cosa da niente per una serie che ha incassato quasi $700 milioni in totale contro i 215 per produrli. Case da sogno. Passiamo quindi ai pezzi grossi del suo portafoglio, le sue case. Ovvio che una star del suo calibro non poteva vivere in un umile e modesto rimorchio da $1 milione. Prima di tutto partiamo dalla proprietà Hollywood Hills, che dopo ben 16 anni ha messo in vendita a soli $1.400.000. Finalmente potrò vivere nella casa di un VIP. Ah no, aspetta, sono povero. In realtà è abbastanza modesta come casa. Due stanze, due bagni, il solito, ma la zona in cui è situata e il fatto che prima appartenesse a lui ne hanno aumentato il valore a dismisura. Pensate che l'aveva comprata per circa $560.000, ma non ha abbandonato questo posto per nulla, anzi, la sua attuale casa in Atlanta è qualcosa di veramente sbrilluccicoso. Come poche case sul pianeta, una vera villa da ben $3.300.000, dove vive ovviamente con sua moglie Paloma Jimenez. Non sto esagerando se dico che è enorme in confronto alla vecchia casa, una sala da pranzo per 12 persone, un garage da 3 macchine di capienza, un bar, 7 stanze, 9 bagni, così può lavarsi in 9 posti diversi del suo enorme terreno, un ascensore per raggiungerli tutti in pochi secondi, ovviamente palestra personale e piscina lussuosa, con acqua che tra un po' diventa oro o vino in base alle vostre preferenze. Per sicurezza si è fatto aggiungere una casa intera per gli ospiti, altro che stanza. Di tanto in tanto la sera gli piace guardare qualche film con i suoi bambini, quindi ha fatto mettere pure una stanza cinema e una spa per riposare il corpo, dopo le giornate di lavoro da attore. Per concludere nomino anche una piccola villetta da niente che aveva acquistato nel 2001 a Beverly Hills, solo $2.250.000 di valore. Non so bene quando ci vada a stare, ma credo che in questo momento stia facendo la polvere. Vacanze. Il franchise di Fast and Furious ha incassato $6 miliardi quasi, contro il miliardo speso per produrlo, in pratica tutto di guadagnato. Ognuno ha ricevuto la sua fetta, ma Vin Diesel ha preso il meglio. Potrebbe diventare molto presto miliardario se continua con questo andamento il successo della serie. Per questo motivo di tanto in tanto si concede vacanze fuori dal comune. In grande stile, perché può permetterselo e fa solo bene, devo dire. Non si sa di preciso in realtà quanto spenda, ma si pensa sia moltissimo, visto che è uno dei pochi attori al mondo che riesce ad avere una privacy quasi perfetta. Quando si tratta di vita privata. Per esempio, alle Isole Canarie ha condiviso parte della sua avventura solo perché voleva farlo, altrimenti nemmeno un capello di paparazzo poteva oltrepassare le guardie davanti a casa sua o i sistemi antifurto installati in giro.
tutte attrezzature migliori che comprava direttamente sul posto per poi restituire o lasciare lì per un'altra vacanza. Si sa però che utilizza il suo jet privato per lo più per volare. Ha portato una volta suo figlio Vincent alla prima partita di basket a soli 5 anni proprio con questo jet. Tra i viaggi più belli che abbia mai fatto, secondo lui, sono quelli compiuti per beneficenza. Condivide a volte delle foto su Instagram su questo. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e se anche voi piace questo attore lasciate un bel mi piace. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.